Cari videogiocatori, oggi vi riporto un video un po' particolare, sì, perché parliamo di Elite Dangerous, che è un videogioco di esplorazione spaziale molto molto affascinante. Cosa è successo? È PC only, era PC only. Alle 3 è stata annunciata anche la versione per Xbox One in esclusiva temporale e poi uscirà anche su PlayStation 4. C'è un servizio su Xbox One fantastico che si chiama Game Preview, ovvero c'è la possibilità di scaricare gratuitamente un trial, una sorta di demo, anche se è molto molto complessa e molto espansa, del gioco e provarla in anticipo e al giorno dell'annuncio alle 3 di Microsoft era già possibile scaricare questa demo, ovviamente, come sempre, non in Italia, ma solo negli Stati Uniti. Quindi cercando nel marketplace europeo Elite Dangerous non troverete una beneamata fava. Senza dilungarmi troppo, vi spiego brevemente come fare invece per scaricarlo. In realtà è una cazzata, è molto semplice. Andate nelle impostazioni della console, andate nel menu della lingua, state vedendo appunto la schermata, ovviamente qui troverete italiano dappertutto, voi in quella a sinistra mettete inglese, in tutte le seconda, terza e quarta casella e terza casella mettete Stati Uniti e restart, fate il reset della console, la quale si resetterà e si riavvierà in inglese dopo circa un minuto. Una volta riavviata la console andate sul marketplace, cercate Elite Dangerous, troverete Game Preview, la possibilità di scaricarlo gratuitamente la versione trial. Una volta fatto questo assicuratevi di averlo in download, ovviamente poi potete resettare nuovamente la console in italiano. Una volta tornata operativa la console in lingua italiana troverete sempre a scaricare la vostra versione di Elite Dangerous, grazie a questo trucchetto, senza nessun tipo di problema. Quindi scaricatelo e buon divertimento. Mi raccomando, fatemi sapere se vi è piaciuto questo exploit.